be as one as we ever found. But time changes everything. And when you left me, my poor heart was broken. Our clouds are gone, there's blue skies again. Yes, time changes everything. You can't change the name of an old song, rearrange it and make it swim. I thought nothing could stop me from loving you, but time changes everything. So good luck to you and may God bless you. I can't say we won't love again. You have gone your way, and I've gone mine, 'cause time changes everything. The time has passed, and has forgotten you. My nature's this wonderful thing. Guess that it's true for me and for you, 'cause time changes everything. Ok, l'ho fatto prima con questa chitarra. Sono due chitarre simili come concezione, anche se sono diverse per struttura. Sono due chitarre secche adatte a... Forse questa è migliore, preferisco questa, questa è migliore proprio come costruzione, come prezzo, però... God bless you. I can't say.
usato un plettro molto spesso. Questo genere vanno bene questi splitti, soprattutto se li usi più per l'accompagnamento. Quindi questa è un po' più specifica per un certo genere, detto gypsy jazz, che io non so suonare però. Mai dare niente per scontato. Come noterete, questa chitarra ha una tastiera molto larga, tipo chitarra classica. Non ha l'inchiodatura X tipica delle chitarre, diciamo, ha delle catene così e alcune qui. Il ponte questo è incollato e quell'altro no, quindi se leva dalle corde casca. Come vedete ha l'attaccatura al dodicesimo tasto, ma contemporaneamente qui no, quindicesimo. Quindi neanche dire che è una spalla mancante, perché è una forma molto particolare. Tipica di questo strumento, la cordiera qua sotto e la paletta, tipo classica. Ok? Che è sempre presente su queste chitarre, mentre può essere o meno presente, di solito quelle un po' più costose ce l'hanno su questi altri tipi di chitarra, che però ha un pick-up, questa in particolare, che un po' inibisce il suono acustico, ma insomma, non più di tanto. Certo, questa per uno che suona chitarra classica è sicuramente comoda. Poi c'ho questi acuti fino a qui. Quest'altra chitarra non ha. Diciamo che questa la uso molto poco. Questo era un pezzo, quello che ho fatto, che in realtà è Texas Wind, quindi si può anche suonare proprio tipo country proprio. Invece di imparare a fare la pompa, in senso buono, perché se qualcuno non capisce, è uno stile musicale del gypsy che ho sentito, ma insomma un conto è sentirlo, un conto è farlo. Poi di solito nella pompa si usano accordi diversi. Gypsy jazz usano accordi diversi con le sesto. Sarebbe bello mescolare, perché è stata mescolata con la musica greca, ma sono abbastanza simili come concezioni, come concezione proprio, più che altro canzoni greche con stile manouche, piuttosto che canzoni manouche in stile greco. Comunque, grazie, arrivederci.